Vangelo di Matteo ci presenta Gesù che ecco, si interfaccia con i discepoli. Sembra quasi che Gesù presenti quello che sia non soltanto una strategia pastorale, ma anche di quello che sono gli impegni e anche le difficoltà del rapportarsi a quel mondo che per certi aspetti non è tanto dissimile dal nostro, variegato, complesso, con coloro che li accoglieranno e tanti altri che invece li respingeranno. In questo è chiaro che Gesù, rivolgendosi agli apostoli, li prepara anche rispetto alle difficoltà, ma rimarca in modo molto chiaro che ciò che faranno, diranno, ciò che vivranno non è soltanto limitato ad una dimensione umana o semplicemente ad una comunione fra di loro. È Gesù stesso che li invia, che pone fiducia nelle capacità e nelle possibilità che avranno di annunciare il Vangelo al di là di quelli che potrebbero essere i risultati. E non è importante quali risultati sul campo conseguiranno. Ciò che è importante è l'annuncio e chiaramente poi la libertà di quanti vorranno accogliere o no questa parola. La gratuità dell'annuncio. La capacità di comprendere che non è soltanto frutto della propria esperienza personale, della propria maturità o di capacità particolari, ma il dono della grazia dello Spirito, sono elementi importanti che dovranno accompagnare e delineare quello che poi sarà l'impegno apostolico degli Apostoli. Ecco, in questo le difficoltà che Gesù non nega, che vivranno e che sperimenteranno non possono diventare un problema o un qualcosa che possa inficiare la loro attività. Anzi, li invita ad andare oltre, perché alla fine non tocca loro ottenere risultati significativi, quanto essere docili strumenti nelle mani del Signore. Ecco, questa gratuità dell'annuncio sia per noi oggi, nelle nostre rispettive condizioni e stati di vita, un elemento importante, consapevoli che si basa non soltanto su quelle che potrebbero essere programmazioni evangeliche, spirituali, eccetera, ma soprattutto nella profonda capacità di avere un profondo rapporto di comunione con il Padre e di lasciarsi docilmente guidare da Lui. Allora è chiaro che tutti i progetti avranno senso e significato, ma in quanto ecco, strumenti capaci di aiutare e di rendere più incisivo il percorso e il cammino dell'evangelizzazione. Sia lodato Gesù Cristo.